Grazie Presidente. Nel periodo a cavallo tra gli anni 70 e 80, la storia italiana fu segnata da un'escalation di terrorismo e lotta armata portata avanti da gruppi eversivi politicizzati. Periodo che fu denominato gli anni di piombo. Ecco, il 3 maggio del 1979 fu condotta una sanguinosa azione terroristica che aveva quale obiettivo la sede regionale del Partito della Democrazia Cristiana in piazza Nicosia. Fu condotta da un gruppo di 13 persone aderenti alle Brigate Rosse. Durante tale azione, un manipolo di terroristi che era posizionato a piazza Nicosia per contrastare eventuali interventi delle forze dell'ordine spararono contro una pattuglia della Polizia di Stato, denominata Delta 19, accorsa sul luogo trivellando la vettura a colpi di mitra. I colpi sparati dai terroristi uccisero il maresciallo Antonio Mea e ferirono gravemente l'agente Pierino Ollano, che morirà in seguito per le ferite riportate a distanza di pochi giorni. E anche l'agente Vincenzo Ammirata, il quale, anche se gravemente ferito, riuscì a sopravvivere. Ecco, l'efferatezza di quell'azione terroristica provocò profondo sdegno e anche commozione in tutto il paese, dando anche un forte impulso alle indagini che puntualmente portarono a identificare e arrestare in tempi brevissimi i responsabili. Il brigadiere Antonio Mea e l'agente Pierino Ollano sono un esempio oggi, sia tra gli appartenenti alle forze dell'ordine che tra i cittadini. Ecco, noi abbiamo individuato all'interno del parco di Villa Gordiani, dove tra l'altro sono già state intitolate vie a vittime degli atti terroristici, il luogo in cui vorremmo che questa amministrazione intitolasse ad Antonio Mea e Pierino Ollano, caduti nell'adempimento del loro dovere, una via. Ecco, oggi l'Assemblea Capitolina ricorda queste vittime e si stringe intorno ai loro familiari e ai loro colleghi, dando un segnale importante affinché si ricordi il passato per fare in modo che non avvenga più questo in futuro. Grazie Presidente.